Quando parliamo di impianti di ginocchio, parliamo in realtà nell'immaginario comune della protesi totale del ginocchio, che è l'impianto più comunemente utilizzato in chirurgia protesica di ginocchio. In realtà esistono diverse altre possibilità e queste possibilità, che sono più o meno invasive, sono legate sostanzialmente al grado di degenerazione artrosica del singolo paziente, vale a dire che un paziente che ha una patologia compartimentale potrà avere un'indicazione per un impianto mono, e anche l'impianto mono potrà essere una mono indicata per il compartimento interno, potrà essere indicata invece per il compartimento esterno o per l'articolazione femoro-rotulea. In alternativa, questi impianti possono essere anche associati, quindi si possono avere degli impianti mono più femoro-rotulea o bimono, e quando ciò non è più sufficiente, allora si passa ad un impianto di protesi totale che potrà essere a conservazione del crociato anteriore o a sacrificio del crociato anteriore o posteriore.